Non c'è pace al comune di Teramo, anzi non c'è più maggioranza. Oggi il Consiglio Comunale, che avrebbe visto schierata la nuova giunta a 9 assessori, è stato rinviato per mancanza del numero legale. Alcune assenze eccellenti, proprio tra i consiglieri di centrodestra, non hanno fatto raggiungere il quorum necessario a svolgere la seduta e così decisioni importanti per la città slittano a fine mese. Provo un grandissimo imbarazzo per questa maggioranza, non posso fare a meno di sentirmi imbarazzata al loro posto, che invece apparentemente sembra che non impermeabile a qualsiasi brutta figura, e questo è vergognoso, cioè a un certo punto si è arrivati a riproporre una giunta a 9 assessori, quindi il massimo consiglio della legge, in questo frangente in cui siamo in una fase che lo stesso sindaco ha definito di predissesto, perlomeno di fatto. E l'unico pensiero è quello di tacitare le pretese di chi anche dall'alto vuole manovrare questo consiglio, questa giunta. È vergognoso. L'entrata di ulteriori due assessori in giunta, Alfonso Di Sabatino e Silvio Antonini, non ha affatto rafforzato la maggioranza del sindaco Brucchi, anzi l'ha resa fragile e traballante. E la mancanza di numero legale di oggi ne è stata la dimostrazione. Il primo cittadino però spara zero sull'opposizione. Chi è il responsabile è questa opposizione, perché vuole condividere i percorsi durante le commissioni, vuole condividere il piano scuole, vuole dire la loro in certe situazioni, poi però quando si tratta di assumersi alcune responsabilità, io so bene che il numero legale lo deve garantire la maggioranza, non sto dicendo questo, sto dicendo però che il senso di responsabilità si manifesta sempre, non solo quando fa comodo. Il sindaco accusa l'opposizione e vi accusa di non prendervi le vostre responsabilità in favore della città. È paradossale. Assolutamente paradossale, il sindaco ovviamente sta tentando di spostare l'attenzione su un'altra questione, il vero problema è che il sindaco non ha più la maggioranza in questo consiglio comunale e non è stato neppure sufficiente allargare al massimo la giunta con costi a carico dei cittadini teramani per poter avere oggi in questa prima seduta del consiglio comunale la maggioranza.